Ciao a tutti e benvenuti a questa seconda parte del tutorial su Nuke. In questo tutorial vedremo come passare da questo contributo, che è stata la nostra prima lezione, a un contributo virato a notte. Quindi vedremo quello che è il day for night. Aggiungeremo poi un cielo che non era previsto chiaramente in questo contributo, quindi bucheremo anche il girato per permetterci di avere questo risultato, e poi andremo a fare una specie di relight per rendere la luce che aggiungiamo nella scena realistica. Quindi passeremo da questo a questo, andando a lavorare su una geometria a bassa risoluzione della scena, aggiungendo un paio di luci che, come vedete, cercano di rendere più realistica quella che è appunto la nostra, il nostro shot. Ok, cominciamo con abbozzare un day for night. In questo caso quello che faccio io è una lavorazione abbastanza semplice per adesso, poi nel caso andiamo a migliorarla una volta che abbiamo il contributo compositato con il cielo. Al momento quello che faccio è semplicemente aggiungere un saturation portandolo a 0 e un grade che mi vira tutto il contributo a una dominante blu, quindi a un'idea di luce notturna. In questo caso direi che va abbastanza bene. È ancora un po' chiaro, quindi abbassiamo un po' il gamma e per adesso questo direi che può essere il nostro risultato. Aggiungo, gli ributto sopra il contributo originale, in questo caso con un merge in color dodge. Ok, perfetto. Ora pensiamo quindi a estrarre un alfa da questo contributo. Per sostituire il cielo andremo a mettere un cielo notturno che è questo. Quindi prendiamo un canale con alto contrasto tra bianchi e neri, quindi guardiamo il rosso, il verde e il blu. Chiaramente il blu è il canale più adatto per noi perché può facilmente diventare il nostro alfa. Quindi aggiungiamo uno shuffle, lo portiamo tutto a blu, aggiungiamo un grade che lavoriamo su RGBA e contrastiamo questo contributo. Dobbiamo tirare i neri a nero e i bianchi a bianco senza esagerare troppo. Quindi per adesso questo può andare bene, il bianco non è esattamente bianco, quindi andiamo a schiarirlo un po' senza esagerare troppo, almeno per ora. Poi andremo a vedere, una volta inserito il contributo, come funziona il risultato, ma non eliminiamo tutti i dettagli degli alberi, quindi per ora questo può andare bene. Ci manca una garbage matte per eliminare queste parti che conviene togliere manualmente con una roto di massima, quindi andiamo a togliere, per adesso togliamo questa parte. Chiaramente lo facciamo per tutto il contributo con una serie di keyframe. Il movimento non è particolarmente importante, quindi non ci serviranno moltissimi keyframe. Ok, quindi in questo caso aggiungiamo un nodo di out a questa rotoshape e quindi vedete che passiamo da questo contributo a questo. Nel caso qui possiamo mettere un po' di blur per ammorbidire i bordi se non abbiamo fatto una roto precisa, e questo è un inizio di alfa per il nostro cielo. Chiaramente questo cielo dovrà anche lui essere inserito all'interno dell'ambiente 3D della nostra scena, quindi al momento
dobbiamo trovare una posizione di questo cielo. Qui lo mettiamo in scena dietro la nostra nuvola di punti che è praticamente il bosco, quindi ci allontaniamo ancora un po', lo ingrandiamo a sufficienza per che risulti in scena. Adesso vediamo quanto farlo grande. Per cui questo è il nostro cielo posizionato all'interno della nostra scena. Ok, adesso vediamo se va bene, se è troppo grande. Sganciamolo pure da qui, gli mettiamo un semplice scanline render e lo agganciamo alla camera, che è la camera attaccata, quindi a questa camera. Quindi questo è il nostro cielo. Adesso vediamo se funziona. Qui abbiamo l'alfa. L'alfa lo possiamo sia attaccare in questo caso così al cielo che invertito al nostro day for night. In questo caso faccio semplicemente qui un invert e un copy alfa e andiamo ad aggiungere a questo contributo il canale alfa e vediamo cosa succede. Chiaramente ci serve un nodo di premoltiplica per applicare il nostro contributo. Vedete già che abbiamo un po' di contributi. Già, time offset. Ok, in questo caso non ho semplicemente pensato al time offset che abbiamo applicato al nostro contributo, quindi il contributo in questo caso crea un alfa che è questo, ma devo semplicemente fare questo. Ok, adesso i due contributi dovrebbero matchare. Perfetto. Ok, non avevo soltanto agganciato il time offset che c'era al nostro footage. Quindi in questo caso abbiamo aggiunto anche quello, il nostro alfa era questo, l'abbiamo invertito, attaccato al day for night con un copy alfa, quindi messo nell'alfa del contributo e premoltiplicato. A questo punto qua dietro, che è bucato, possiamo mettere il nostro cielo. Vediamo se la posizione del cielo è giusta. Mettiamo un semplice merge in B sul cielo e in A sul contributo e questo è il nostro cielo, ok? È forse un po' chiaro, quindi vediamo di modificarlo, spostarlo leggermente. Possiamo volendo scurire un po', adesso non possiamo salire troppo, così potrebbe andare bene. Cerchiamo di matchare chiaramente anche i blu dei due contributi perché risultino il più possibile simili. Quindi questo può nel caso essere scurito un po' e nel caso andiamo a matchare il blu di questo contributo, quindi su gain R direi che va abbastanza bene, green andiamo a schiarirlo un po' per cercare di matchare la cromia che abbiamo dato al girato. B va schiarito molto e vedete che adesso sono sicuramente più simili con questo grade e sembrano della stessa scena perché hanno la stessa dominante di blu. Ok, il cielo direi che va bene, vediamo se in movimento non ci sono cose strane, ma direi che funziona. Ok. Fino a qui ci siamo. Potremmo provare ad aggiungere un po' di light wrap a questo contributo, anche se teoricamente di notte non dovrebbe essere fatto, però sono convinto che possa aiutarci a rendere
a integrare un po' di più il cielo con il foreground. Quindi proviamo ad aggiungere light wrap a questa scena da questo contributo. Quindi light wrap serve a invadere un po' questo contributo dalla luce che c'è nello sfondo, c'è nel background. In questo caso il nostro cielo notturno, ripeto, si fa normalmente su contributi diurni quando c'è molta luce, ma qui potrebbe secondo me in qualche modo comunque aiutarci. Quindi light wrap, vediamo cosa succede inserendo un po' di light wrap. L'idea è di fare una cosa del genere, aggiungere un po' di luce che arriva dal background delle nuvole sopra i nostri alberi che sono completamente neri. Vediamo qual è il risultato. Vedete che serve, senza esagerare magari, ma a integrare un po' di più cielo e foreground. Chiaramente andiamo a settare in maniera un po' più logica rispetto a quello che è l'effetto di diffusione e intensità del light wrap, in quanto adesso sembra che ci sia un glow sul nostro albero. Però se diffondiamo un po' di più il contributo, quindi lo rendiamo praticamente più espanso rispetto a un light wrap soltanto sui bordi, quindi molto più morbido e più aperto, vedete che l'occhio percepisce sempre meno il light wrap. Però questo, come vedete, rende meno piatto la sagoma molto scura dei nostri alberi e la integra di più sul cielo di sfondo, sul nostro sfondo stellato. Ok, quindi anche questo ce lo teniamo e possiamo procedere. Ok, nel nostro girato la fatina praticamente unisce le mani. Mi immagino che qui per quindi compaia qualcosa, una luce, un effetto, qualcosa. In questo caso ho renderizzato da After Effects, che era il software adatto per fare questo genere di cose, un effettino del genere che è semplicemente un effetto di luce, ok? Con delle sparkle che si muovono. In realtà il contributo ha dei problemi, perché qui mi manca la sfumatura e questo potrebbe dare problemi in fase di compositing, per cui mi conviene eliminare questi bordi neri, ma in questo caso faremo semplicemente una roto della stessa dimensione del contributo, quindi 725-76, per cui anche lei 725-76, e andiamo a creare un'ellisse che includa soltanto l'effetto, al quale poi andremo a dare un po' di fitter per blurrarlo. Quindi facciamo un fitter del genere, senza chiaramente eccedere le dimensioni del nostro contributo, e anche questo gli diciamo inside, e quindi adesso abbiamo un contributo che non ha più i bordini, ma è sfumato in maniera abbastanza morbida. Nel caso diamogli ancora un po' di blur. Ok, il nostro contributo quindi andrà ad essere inserito su questo girato quando la fatina unisce le mani. Quindi per adesso prendiamoci il contributo originale che esce da qui di giorno, che ha meno lavorazioni, e quindi quando vediamo che la fatina unisce le mani, quindi circa qui, facciamo comparire a 120, facciamo comparire la nostra lucina, il nostro effetto. Quindi deve comparire a 120, in questo caso il contributo parte da 0, per cui mettiamo un time offset per avere il contributo quando ci serve a 110, avere un po' di margine. Quindi vedete che adesso compare, lo facciamo apparire in assolvenza sul nostro contributo. Chiaramente un minimo dovremmo traccarlo perché la camera si muove,
per cui da 110 andiamo a mettere un merge e andiamo a unire questi due contributi. Ok, il nostro effetto è questo, mettiamo un transform, lo mettiamo qui, chiaramente lo riduciamo di scale. Lo mettiamo in over in plus, di modo che possiamo vedere il contributo, e andiamo a muovere a mano, diciamo a traccare a mano il contributo, visto che il movimento è abbastanza limitato. Translate, settiamo un keyframe e ogni tot fotogrammi andiamo a spostare il contributo cercando di seguire il movimento delle mani. Se volete essere più precisi potete tranquillamente fare un tracking sulle mani, in questo caso non è così necessario. In questo caso non c'è molto movimento. E quindi seguiamo il movimento delle mani fino alla fine. Fino al frame 200. Anche qui continua a scendere. Ok. Direi che segue abbastanza. Perfetto, quindi ci sganciamo da questo contributo e andiamo a prendere il contributo virato a notte. È un po' blu acceso, ma andremo a mettere nel caso un po' di ad abbassare un po' la saturazione. Ok, vedete, questo è il nostro effettino aggiunto. Chiaramente l'avevo ridotto forse un po' troppo per vedere il contributo. Ok, adesso abbiamo detto che circa 120 deve apparire, quindi da 115 animiamo. Più che l'opacità in questo caso lo facciamo apparire, quindi ha senso modificare i valori di scale, per cui set key 0 a 115, a 122 gli facciamo 0,3. Poi chiaramente possiamo modificare questi valori e decidere di far apparire la luce più lentamente o più velocemente. Al momento questo è il nostro effetto. Ok, qual è il problema? Che nel momento in cui si accende questo effetto, in qualche modo dovremmo illuminare la scena, almeno nelle vicinanze della sorgente di luce, che è questa specie di magia. Quindi dovremmo illuminare sicuramente il volto di lei, il suo corpo, e il ground nelle vicinanze, quindi il terreno, il prato, nelle vicinanze della posizione di questo effetto di luce. Per fare ciò utilizziamo la nostra scena 3D e una geometria a bassa risoluzione. In realtà basterebbe un piano che definisca il ground, la figura della nostra fatina e magari un minimo di accenno agli alberi qua dietro, che in qualche modo, anche se poco, ha senso che possano essere illuminati visto che si trovano nelle vicinanze del nostro effetto di luce. Per fare ciò ci serve una geometria anche a bassa risoluzione di quella che è la nostra scena 3D. Quindi torniamo nella nostra scena 3D, qui abbiamo la nostra point cloud, vediamo come creare una geometria partendo dalla scena camera traccata. La prima cosa da fare è generare una nuvola di punti che ci permetta appunto di creare la geometria. In questo caso usiamo un nodo che si chiama Point Cloud Generator, che era appunto la nuvola di punti dalla quale genereremo una geometria a bassa risoluzione. In questo caso source il contributo, camera chiaramente la nostra camera attaccata, e
Visto che è possibile che il software scoppi perché non gli piacciono certi nodi, facciamo che salvare il contributo. A questo punto gli diciamo analizza sequenza. Una volta terminata l'analisi, gli possiamo dire track point. In questo caso ci chiede il frame range 1 to 201, gli diciamo ok, e quindi ci creerà per questo range della nostra scena la nuvola di punti che ci permetterà di creare la nostra geometria. Ok, ha creato i punti. Ci sono una serie di punti rossi che sono quelli che non ha assolto correttamente, che non gli sono piaciuti, quindi diciamo delete rejected points e lui ce li elimina. Però quelli che abbiamo sono sufficienti per creare una geometria che sarà il nostro prato qui sotto, il nostro albero e se ci serve, ma direi che non ci serve questa parte. Potremmo anche creare una geometria di questa parte dell'albero, ci potrebbe servire in futuro. Quindi in questo caso quello che facciamo è andare a dividere in gruppi queste aree. Da qui andiamo a prendere Vertex Selection per selezionare solo i punti che ci servono. Sul Point Cloud Generator andiamo su gruppi e qui abbiamo la possibilità di dividere in gruppi queste aree per la successiva generazione della nostra geometria. Questo, vabbè, salviamolo, Create Group, che sarà il gruppo 1 che si chiamano fronde. Poi andrei a prendere tutta questa parte senza, direi, la nostra card. Andrei a prendere questa parte e con lo shift selezioniamo tutti i punti e gli diciamo create group. Gruppo 2 diventa prato, anche se c'è incluso anche l'albero, e vediamo se poi ci servirà. Andiamo a prendere come terzo gruppo questo, quindi create, il gruppo 3 diventa albero. Ok, adesso da questi possiamo generare geometria, chiaramente a bassa risoluzione, ma vediamo se ci può andare bene. Andiamo a prendere Prato, che è tutta questa parte, e gli diciamo Bake Selected Groups to Mesh, quindi crea una mesh dai punti selezionati. Questo è il prato, andiamo a prendere anche l'albero e creiamo geometria anche di questo e vediamo se poi ci servirà. Ok, disattiviamo il Point Cloud Generator, riattiviamo la card che c'era in scena e vediamo cosa è successo. Questa è la nostra geometria. Togliete la selezione dei vertici e questa è la nostra geometria low poly. In realtà non si vede molto. Per vedere meglio la geometria, come è fatta, cliccate su questa, che è una specie di luce finta che Nuke mette in scena per permetterci di vedere la geometria. E questa è la nostra geometria del prato e dell'albero. Quindi usiamo questa come lighting per il nostro ground, come fake lighting, in realtà non è un vero relight, utilizziamo soltanto l'alfa di questo contributo per illuminare il girato. Bene, quindi ci serve un'altra scena 3D dove andare a inserire questi contributi. Allora, in questo caso creiamo una scena, gli agganciamo per adesso soltanto la geometria del prato, che è quella che ci serve, l'albero lo lasciamo da parte. Ci servirà anche la card della nostra fatina. Quindi andiamo a prendere da qui, in effetti, questo contributo, che è la nostra fatina bucata con il chroma key. E quindi prendiamo anche da qui il nostro contributo della fatina, lo
nella stessa posizione che abbiamo inserito nel nostro compositato, quindi in questa scena qui. Quindi prendo la stessa card che c'era qui e gli rimetto la mia fatina. In questo caso però non mi serve la fatina con la sua texture, ma soltanto il canale alfa. Quindi farò uno shuffle che mette tutto sull'alfa per avere soltanto la sagoma bianca della mia fatina da mettere nella scena 3D da lightare. Quindi l'idea è di avere una cosa del genere. Vedete? Tutto bianco in modo da mettere una luce, una point light in questo caso, da agganciare alla scena e illuminare la parte che mi serve. Vedete che se togliamo questa, vedete che adesso abbiamo una luce che illumina i contributi. Quindi questa luce chiaramente la posizioneremo nel punto giusto, cercando di simulare l'effetto di luce che abbiamo creato in 2D, in questo caso nella nostra scena 3D. Ok, quindi questa è la nostra luce. In effetti è un po' esagerata perché per la point light di default è settata per emettere luce all'infinito. Abbiamo però modo di dirgli fall off, quindi mettiamo fall off quadratic e vedete che la luce tende a un certo punto a scomparire. Chiaramente abbassiamo l'intensità perché è un po' alta e quindi troviamo un valore che possa andare bene per l'illuminazione sulla nostra scena. Quindi in realtà abbassiamolo un po'. Ok, questo potrebbe andare bene. Vedete che adesso la nostra fatina è illuminata, riduciamo un po' lo scale di questa luce e questa è la nostra luce. Chiaramente il punto di luce viene dalle mani, quindi indicativamente la posizione sarà questa e questa potrebbe essere la nostra posizione della luce per illuminare. Quello che ci restituisce è questa cosa qui, scanline render. Agganciamoci chiaramente alla camera che è qui. Ok, risultato è questo. Ok. Quindi questo è il nostro risultato. Manca in effetti luce su questa geometria perché non ha in effetti un materiale applicato, quindi a questo che è il nostro prato andiamo ad aggiungere un basic material. Basic material che ci darà questo come risultato di lighting che in effetti va un po' meglio. Qui vedete che la geometria è a bassa risoluzione, però se smuttiamo un po', se sfumiamo, blurriamo un po' questo pass di luce, non dovremmo avere grossi problemi, tanto quello che ci interessa di più è questa parte illuminata. Quindi questa parte illuminata, che andremo nel caso poi a contrastare un po', per illuminare effettivamente solo dove ci serve, l'andiamo ad applicare in questo caso non al contributo reso notturno, ma al contributo originale che andiamo poi a sovrapporre a questo per restituire il lighting reale. Cioè nel momento in cui ho una sorgente luminosa non mi aspetto che questo prato venga schiarito e risulti blu, dovrebbe tornare a prendere la luce che ha nella realtà, quindi il verde, per cui una sorgente luminosa dovrà illuminare il mio prato non schiarendolo e quindi rendendolo blu chiaro, ma restituendomi un minimo di dominante di colore che ha nella realtà, quindi il verde che c'è in questa scena. Per cui questo lo prendiamo come contributo sempre di alfa e andiamo ad applicarlo sul compositato diurno.
Quindi tanto per capirci, poi andiamo a vedere dove applicare questa lavorazione. Quello che faremo sarà un copy, andiamo a prendere questo contributo come alfa. Chiaramente questo non è in alfa ma in RGB, quindi in questo caso shuffle e mettiamo tutto sul canale alfa, o meglio tutto rosso su tutti i canali, quindi anche sul canale alfa. A questo punto, se facciamo copy, non da qui ma dal risultato, quindi da qui. No, scusate, da qui, dal risultato diurno, questo contributo con questo canale alfa premoltiplicato ci restituisce quella che è la mia idea, lo vedete, di lighting. Quindi questa è la parte illuminata della nostra scena, con la luce reale, diurna. Quindi questo in qualche modo andiamo a mischiarlo, mesciarlo, mergiarlo con questo. Quindi questo è il nostro lighting. Chiaramente anche questo dovrà essere in qualche modo animato, perché abbiamo detto che il nostro effetto di luce, che è questo, si anima con uno scale da 115 a 122, quindi questo è circa il range 115-121. Quindi per adesso anche qui facciamo la stessa cosa: 115, anzi 122. La luce che abbiamo messo in questa scena avrà la sua intensità con un keyframe, e andiamo a 115 e questa opacità, questa intensità di luce la portiamo a 0. Quindi anche in questo caso avremo una luce che si accende con la stessa, nello stesso momento del nostro effetto di luce particellare che ha questo. Perfetto. Quindi la luce si accende, l'effetto quindi si genera in questo modo, e questo lo andiamo ad unire in qualche modo al nostro contributo notturno prima di far entrare chiaramente la nostra sparkle. Quindi mettiamo un merge, lo agganciamo qui. Questo anche se non è molto consono, lo facciamo entrare da sotto. Risultato, vedete che è sicuramente più realistico il fatto che ci sia questa luce. Poi chiaramente va settata anche questa, non deve essere per forza così intensa, possiamo ridurre un po' l'intensità, però non mi spiacerebbe illuminare anche leggermente questo albero. Proviamo a vedere se può aver senso. Quindi questa scena proviamo a inserire un'altra luce. Scusate, non in quella scena, ma in questa. Quindi anche questa animata, inseriamo una luce 2 e la mettiamo magari vicino agli alberi. Ok, una cosa del genere. Vediamo se ha senso. Qualcosa potrebbe anche illuminare il risultato, quindi è questo. Andiamo a vedere cosa succede qui e vedete che un minimo dà luce al nostro contributo. Ci sono degli artefatti dati dalla geometria low poly, ma in questo caso possiamo, penso, tranquillamente blurrare leggermente questo contributo per renderlo più morbido. Non dovrebbe vedersi assolutamente nulla, e semplicemente abbiamo tolto il problema che erano gli artefatti. Se vogliamo vedere un po' più luce o la vogliamo abbassare, basta che lo facciamo. Aumentiamo anche l'intensità. Facciamo chiaramente una prova. E se serve, possiamo mettere anche altre luci sul tronco un po' più basse e vedere se può funzionare.
funzionare di più. In questo caso per me è sufficiente. In realtà ci sono, abbiamo creato degli artefatti qui, dati probabilmente dal blur. Sì. Quindi chiaramente il blur qua è esagerato, anche perché i valori di gamma sono oltre 1, quindi ci serve un clamp. Però forse comunque quel blur ci distrugge un po' la parte bassa della fatina, quindi può aver senso che questo blur lo mettiamo soltanto, sì, soltanto qui sopra. Quindi blurriamo, andiamo a 1 e creiamo una roto shape di massima così. Ok. Questa roto shape blurrerà soltanto questa parte dell'albero. Se vogliamo blurrare anche questa per ammorbidire il contributo, quindi questa è la nostra maschera per il blur. Risultato: adesso sicuramente non ci sono più gli artefatti qui sotto e questa parte è blurrata. Ok, se non vi piace, se non ci piace, prendiamo la luce aggiunta e la togliamo. Ma onestamente ci può anche stare, ci restituisce anche un po' di luce qua dietro, che è carina. Salviamo. Quindi fino a quando non c'è la luce è tutto notturno. Vedete che piano piano con il nostro effetto il tutto prende vita. Perfetto. Ok. Poi il lavoro è, volendo, lungo per andare a tweakare queste lavorazioni, a correggerle, a sistemarle. La luce che abbiamo qui è azzurra, quindi qui dovremmo comunque dare una dominante azzurra a questo contributo per cercare di dare senso al tutto. In alternativa possiamo anche prendere questo e provare a scaldarlo un po'. Immaginare che questa sia madre natura che, ok, comunque bisogna dare senso al tutto perché il lighting possa essere coerente e sensato, per non avere dominanti diverse. Per adesso lasciamolo così. Intanto inseriamo tutti gli elementi, poi alla fine andremo a fare tutte le finalizzazioni che ci servono a dare coerenza appunto al lighting e a quant'altro, vedere se raffreddare questa luce leggermente o se scaldare questa. Ok, quindi abbiamo aggiunto il cielo, abbiamo fatto dei Fortnite, abbiamo aggiunto la luce, per adesso direi che la nostra scena funziona ed è a buon punto. Quello che ci mancherà ancora saranno questi effetti di luce, questi sparkle, il lens flare e poi appunto rendere tutto un po' più coerente dal punto di vista della luce. Però direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima lezione per chiudere l'esercizio. Ciao a tutti.